Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. In questo nuovo video recensione, una recensione strana perché in realtà, non essendo un orologio nuovo, parliamo di un orologio degli anni 90. Avevo piacere comunque di fare una recensione su questo orologio per far vedere un pochettino la qualità di questi prodotti, di questi sector in realtà degli anni 90. È una qualità veramente fatta bene. Oggi trovare un orologio così è difficile, o perlomeno è difficile trovarlo con queste caratteristiche e del prezzo che veniva riportato all'epoca. Prima di continuare, farò vedere anche qualche immagine. Vi chiedo, iscrivetevi al canale per vedere tutti quanti i contenuti che vado inserendo di tanto in tanto. Io sono un orologiaio, quindi principalmente nel mio canale vedrete smontaggio di orologi, rimontaggio, qualche spiegazione tecnica e qualche recensione di orologio vintage e anche qualche recensione di orologi moderni. A grandi linee questo vedrete nel mio canale. Quindi se siete interessati al mondo dell'orologeria, iscrivetevi, non costa nulla, fate crescere il canale e comunque sia, cercherò sempre di portare contenuti interessanti per tutti. Ok, andiamo all'orologio. Quindi, dicevo, questo qua è un sector anni 90, è un sector Gold Eagle con un movimento automatico. Perché sto facendo questa recensione? Perché mi interessava fare vedere la qualità di questi orologi, degli orologi sector appunto che venivano prodotti nella metà degli anni 90 fino a tutti gli anni 90 e con un ottimo rapporto qualità-prezzo. Questo qua è un orologio che veniva venduto, c'ho ancora i cartellini belli qua attaccati all'orologio, 498.000 lire, quindi gli attuali 250 euro circa. Quindi se consideriamo la qualità del prodotto, cassa tutti in acciaio, una forma particolare delle anse, perché ci sono delle anse a ragno molto particolari, corona a vite, fondello a vite importante. Perché questo orologio comunque veniva dato per un 10 atmosfere, quindi con una resistenza all'acqua di 10 atmosfere. E vi devo dire la verità, non ci sono dubbi che le 10 atmosfere le tengono, perché sono orologi fatti bene. E la corona serrata a vite ha un serraggio molto buono per quanto riguarda il grip, sia per quanto riguarda il grip della corona, perché essendo una corona zincrinata viene facile a prenderlo con le dita, e sia perché comunque sia il canotto dove va a avvitare la corona era un canotto con delle filettature abbastanza ampie. Poi cosa volevo, poi devo dire? Abbiamo una protezione per quanto riguarda la corona, quindi eventuali urti nella corona venivano protetti dalle anse. Vi do alcune misure di questo orologio. Abbiamo un diametro senza la corona di 38,8. Se comprendiamo anche la corona, arriviamo a 43 mm. Le anse dove l'attacco del cinturino è 20 mm, uno spessore di 9,3 mm e un lug to lug, cioè una misura totale dell'orologio in altezza di 46 mm. Un orologio portabilissimo per uomo. Queste sono le misure che piacciono a me praticamente per quanto riguarda le casse. A me non piacciono casse troppo grandi che superano i 40 mm, o se li devono superare devono comunque essere contenuti nelle forme anche dell'altezza totale. Parlavo della cassa e anche del vetro. Il vetro è un vetro zaffiro. Bene, avere una qualità di questi prodotti con vetro zaffiro, cassa in acciaio, movimento automatico ETA. Vi faccio vedere nelle immagini perché ho aperto il fondello e ho dovuto usare la potenza perché era chiuso bene l'orologio. Il movimento è un ETA 2892-2, quindi un movimento di prestigio comunque sia per quel periodo, ma tutto sommato anche tuttora è un top di gamma per quanto riguarda la linea del movimenti ETA. Perché è tra virgolette un gradino superiore al 28, al 2824. Cos'altro dire? Ho detto per quanto riguarda il vetro zaffiro, indici sono tutti quanti a rilievo, praticamente sono degli indici applicati dorati. Il logo è anche questo applicato dorato con il logo dell'Aquila, il simbolo della Sector. Ho voluto fare questa recensione per far vedere intanto la qualità di questi orologi degli anni 90. Io sono innamorato, l'ho detto anche in altri video, sono innamorato degli orologi degli anni 90. E comunque sia quelli che erano Braille, Sector, parlando di orologi commerciali, erano comunque degli orologi veramente affidabili. Oggi ci ritroviamo ancora di questi orologi ancora al polso di tante persone e diciamo che sono arrivati ancora in buone condizioni in molti casi. Perché? Perché avendo queste qualità molto buone a livello proprio di cassa, di materiali, di prodotti. Questo cinturino, diciamo, essendo un orologio comunque un NOS, quindi praticamente un orologio in fondo di magazzino,
abbiamo ancora un cinturino intatto, però vi posso garantire che in alcuni casi alcuni clienti tuttora mi portano orologi montati con i cinturini originali. Certo, magari non sono stati usati tutti i giorni, perché comunque sia, questo era l'orologio che in quel tempo veniva regalato per le occasioni, e quindi magari è stato messo un po' meno. Però mi è capitato in alcuni casi di trovare clienti che mi portavano ancora l'orologio col cinturino originale. In questo caso abbiamo nel cinturino, in tutti i sector di quell'epoca, la fibbia era logata sempre con l'aquila del simbolo della sector, e non c'è la corona logata, ma vi posso garantire che anche se la corona non è logata, io da orologiaio, è difficile sostituire una corona senza mettere l'originale, quindi senza sostituirla con un ricambio originale. Bisognerebbe andare a modificare il canotto, a fare alcune modifiche per poter andare ad adattare una corona. E quindi, anche se il logo non c'è in questi e in altri modelli anche Sector, vi posso garantire che è difficile sostituirla con una corona non originale. Quindi tutti gli orologi che trovate, difficilmente la corona è aftermarket o non originale. Troverete quasi sempre orologi con corone originali montate su orologi Sector. Basta così. Io ho cercato di fare questo video un attimino per farvi vedere la qualità di questi prodotti, di questi orologi, del prodotto Sector degli anni 90. E era un prodotto commerciale che veniva venduto in tantissime gioiellerie, però pur sempre alta qualità e un controllo veramente di qualità fatto bene in questi orologi. Niente, basta, io questo volevo farvi vedere, questo orologio che volevo farvi vedere. Se me ne capiteranno degli altri, onestamente li porto ben volentieri. Dopodiché vi saluto e alla prossima. Ciao a tutti da Alessandro Restivo.